calligrafia, spero di riuscire a fare un po' di riprese, e calligrafia comunque giapponese, può essere giapponese, però utilizziamo i kanji, quindi sarebbero i caratteri cinesi. Ovviamente poi lui li pronuncia ovviamente in giapponese. Qui abbiamo lasciato tutte quante le scarpe e adesso è te. Eccoci qui che siamo tutti seduti, cioè chi è seduto per terra, c'è chi è seduto sulle sedie, però come potete vedere sempre con dei cuscini, e questo perché bisogna avere una postura particolare che deve essere praticamente lo spigolo del tavolo all'altezza dell'ombelico, e bisogna essere praticamente dritti in modo tale che c'è tutto un discorso di posture importanti, eccetera. Adesso ci stiamo preparando. Qui queste signore stanno sciogliendo l'inchiostro, perché ci sono le tavolette praticamente che d'inchiostro, ed è un lavoro che si fa all'inizio della calligrafia, molto rilassante, molto utile. Infatti il maestro dice sempre che bisogna essere molto, insomma, concentrati nel sciogliere l'inchiostro, vero? Sì, mi danno, annuiscono, quindi è così. E ecco qui che come si tiene il pennello, la mia postazione. E adesso qui il maestro trova il nome che il ragazzo ha scelto, che sarebbe Gallo d'Acqua. Caspita, è difficile. Gallo proprio. Sei convinto? Sì. Perché io ci avevo già guardato e su internet avevo cercato Gallo, era così simile. Però questo qua, sì, Gallo d'Acqua. Questo è acqua e questo è gallo. Però su internet questo qua l'ho già visto, e l'ho visto però che significa cigno. Oh. Oppure, ma nelle traduzioni, uccello selvatico. Oh. Quindi, ma forse era, non esisteva quello che so io, era moderno. Oh. Si vede questo classico in giapponese antico. Riccardo, appunto, beato lui, ha già il nome, perché comunque sono svariati anni che tu pratichi, giusto? Più o meno, sì. Ecco, io sapete bene che è da settembre. E quindi che cosa? Questo è il libro del professore, del maestro. Questo è il libro del maestro e praticamente ho già fatto tutti questi tratti, tutti questi caratteri già li ho praticamente fatti, e adesso mi ha dato da fare questo. Il mese scorso praticamente ero impazzita con questo qui, praticamente tutta la lezione ho fatto solo questo e senza grandi risultati, perché non è semplicissimo, nonostante sembra molto semplice. Oggi mi ha dato bocca, che sapete che in cinese è kou, e invece in giapponese è kuchi. Si dice kuchi in giapponese bocca? Senza, non ha caratteri, no? Non ha toni, si legge kuchi. Kuchi, va bene. Qui appunto ci sta tutta la descrizione su come poter 1, 2, 3, eccetera. Oggi mi sa che dovete vedere questo segno, fino a che non faccio pulire l'obiettivo all'interno, vedrete nei miei video questi pelucchi. E niente, dovrò fare poi, se riesco oggi, speriamo, o nei prossimi mesi, tutti questi altri caratteri che potete ben vedere.
e al termine di tutti questi caratteri che si trovano in questo libro, finalmente potrò avere il nome e utilizzare la carta di riso e iniziare poi posso insomma dare gli esami. Insomma, questo è quello che io aspiro, ma non so quando. Insomma, ora la... Ci sono delle signore che stanno facendo le loro poesie per alcuni esami, mentre io continuo con bocca. Qui mi sono scritta tutte le varie cose, qui lo devo fare più forte, un po' storto. Ecco le mie prove. Molto felice perché il maestro mi ha dato da fare un nuovo carattere, quindi ho dato bene tutte le varie prove che avevo fatto di bocca e adesso dovrò fare Luna Itsuki. E niente, proviamo, questa qua secondo me non è semplicissimo. La cosa bella di questo corso è che poi a metà giornata tutti quanti ci riuniamo in una grande tavolata e mangiamo ed è un bel momento in cui si chiacchiera, si parla di quello che si fa, degli esami. E adesso aspettiamo il maestro e mi ha detto che parola voglio fare grande perché adesso ci saranno le grandi cose e mi ha dato cioè nel senso sono stata io che ho detto voglio fare l'acqua, voglio fare in grande acqua e quindi sono molto felice perché così è un passo avanti per quello che insomma è il mio percorso qua. Insomma, vi faccio vedere, sono molto emozionata. Ecco la prima calligrafia grande, questa signora penso che sia, almeno secondo il mio modestissimo parere, bravissima. Ecco qua che prepara il colore. E adesso vediamo cosa combina. Non è che possiamo dare fuoco alle pinne per fare un brulè, eh? È chiaro. Dovrei farlo anch'io adesso la grande calligrafia, ma con le ciabattine ci abbiamo Riccardo sconsolatissimo. No, il maestro mi ha detto che in realtà è abbastanza armonioso. Ah sì? Sono contento. Quindi fai comunque fai il tuo nome o fai che fai come grande calligrafia? Il nome. Tutto è a disposizione con te. Stanno vedendo il posto in cui si può mettere il sigillo che sarebbe il quadratino rosso.
sì. Lì, ma storto. Stop. Grande o piccolo, così mi ero fermata a parlare con un ragazzo che è bravissimo a fare i sigilli e mi ha spiegato che è un'arte praticamente a sé fare i sigilli, non è, ci sono in Cina moltissimi maestri di sigilli, meno di in Giappone, e mi ha fatto vedere questi libri che vedete si aprono al contrario, in cui ci sono tutte le varie, è un dizionario più che altro, con tutte le varie parole nelle varie scritture, nei vari caratteri, cioè nei vari stili più che altro. La terminologia mia è pessima perché in materia non sono molto ferrata, però è interessantissimo e affascinantissimo questo libro qui, che lui ha comprato, mi ha detto, l'ha comprato a Parigi. Se vi dovesse mai interessare, informatevi. Questo è il nome del libro, pagato 20 euro. E questo è l'altro libro. Questo qui è un pennello di questi grandi che non so di che tipo, di sarà pelo naturale, sinceramente non lo so, che vengono utilizzati per fare le grandi calligrafie. È grandissimo, eh. Cioè, questa è la mia mano. Enorme, pesante pure. E adesso devo trovare un posticino, aspettare che qualcuno si libera e poi provo a farlo anch'io. Questa è la prima che ho fatto e il maestro mi ha appena detto che non c'è una tecnica per fare la calligrafia grande, deve essere semplicemente energia e non ci sono regole, è solo la tua energia su, con un pennello e un pezzo, e su un foglio di carta di riso, perché questo è foglio di riso, quello che ho usato prima invece è carta, diciamo, quasi da pacco. Questo invece è il secondo, però secondo voi qual è meglio? Questo o questo? A me, a me e al maestro piace più questo. Riccardo nella sua stava in quella posizione da tipo mezz'ora. Fai vedere che sei bravo. Fai vedere che sei un alunno diligente. Anche io, cioè, dico ma si vede il mio lavoro qui. Ah, lui è il ragazzo dei sigilli, però aspetta, ecco il mio lavoro, che acqua qui, eccolo. Aspetta, appena si alza, no, beh, sta là. Quello viene dato ad osso e pertenze, maestro. Allora, questo è il maestro, ha cambiato il piano. Adesso ci hanno detto di alzarci tutti perché non so il maestro cosa dovrà fare. Guarda, una per uno, che dice. Parla, il maestro parla. Ok. Tutta salute. Adesso il maestro ci dirà. Giudicherà praticamente i vari lavori. Come movimento mi fa interessante. Sembra meglio questo qua.
come spazio mi sembra meglio questo qua. E questa ci vuole un altro pianto, troppo riempita. Allora devo lisce. Questo. La batteria sta finendo, purtroppo. Poesia qua è carino. C'è il bianco. Solo scritta male questa parte qua. Però non è male. Questo ben fatta. Ma cioè, questi due lavori invece sono degli anziani della situazione. Uno di questi scritta è bello questo qua. Che Filippo. Difficile qua, difficile mettere, dove mettiamo? Non c'è nessuna parte. Quindi lasciate vicinanza di questo qua per nascondere, per evitare queste gocce. No? Se mettiamo qua, qui ferma goccia, mettiamo qua, quindi goccia ferma. Non c'è nessuna posta. Quindi è bello, scritta bello, stilo ma anche bello. Questo un po' meno. Cuore è un po' meno, diciamo anche firma poteva studiare un po' meglio, un piccolino qua, un po' troppo evidente. E Filippo se la ride, eccolo. Questo è il lavoro dei principianti, che oggi per loro è la prima lezione. Sicuramente subito vincente sarà questa, meraviglioso, una libertà, a forza, a equilibrio perfetto, uno poetico questo qua, uno tecnico un po' questo, ma vincente totale subito. Questo è quello tecnico. Si nota questo, non c'è paragone, Arthur. Non so come hanno venuto. Anche come entrata, sono ritmo perfetto. Chi l'ha fatto? Sono curiosità. Inconsciamente è venuta. Chi l'ha fatto? Si è rimessa bene. E vincente di principiante è questo. Questo portiamo di là. Abbastanza principiante, principiante assoluto. Molto bene. Molto bello. Sicuramente senz'altro più libera è questa qua. Libertà nasce una linea forte. Più pensi diventa più debole, diciamo. Ovviamente può fare anche debole. Ha detto che comunque è un buon lavoro per essere il primo, che è meno libero di quello di quella signora che ha fatto Fiume. E quindi anche adesso una signora molto molto brava, una delle anziane diciamo del gruppo, mi ha detto che gli è piaciuto molto e quindi sono molto soddisfatta. Quindi mi sa che questo del grande mi piace molto. Io con questo comunque vi saluto e a presto. Adesso sì. Bene, siamo in macchina, sono quasi le 6 di sera e stavamo notando io e Riccardo che le giornate si sono allungate. Comunque è stata una buona giornata di calligrafia. Molto produttiva. Molto produttiva e niente, con questo tramonto vi saluto.